A proposito di calcio e a proposito di Pescara, abbiamo adesso in collegamento con noi il nostro Enrico Giancarli in diretta per fare il punto della situazione sul calciomercato. Enrico, buongiorno a te. Allora, quali sono le novità? Personalmente un saluto a tutti gli amici che ci guardano in diretta al TG8. Vi diamo una notizia che ci è arrivata proprio poco fa e riguarda il difensore Filippo Dellicarli. Avevamo già anticipato da tempo questa trattativa con la Juventus Under 23. L'operazione si dovrebbe fare entro il fine settimana. C'è da risolvere soltanto la formula, c'è intesa su tutto, sia con il calciatore sia con la Juventus, ma per questioni di bilancio non si può fare l'operazione definitiva, visto che è stato ceduto proprio dalla Pescara alla Juventus qualche stagione fa Filippo Dellicarli. Si dovrebbe andare con l'operazione del prestito con obbligo di riscatto. Questa potrebbe essere la soluzione definitiva per rapportare, ripetiamo, a stretto giro entro il fine settimana, al massimo i primi giorni della prossima, Filippo Dellicarli a Pescara. Questa è la notizia proprio dell'ultima ora. Per il resto le voci continuano a correre a Pescara, a Palena, anzi, dove si sta allenando il Pescara, con Dursi e Ferrari, due attaccanti che sono in procinto di trasferirsi dal Napoli in biancazzurro. Due, Eugenio Dursi, l'esterno offensivo che ha fatto molto molto bene con Auteri a Catanzaro, l'attaccante Ferrari, 25 anni, lo scorso anno ha vinto il campionato con il Como realizzando 6 reti, ma soprattutto ha fatto bene nella parte finale della stagione 2018-2019, quando a Piacenza con Matteassi in pochi mesi realizzò 12 gol. C'è da capire se con l'arrivo anche di Ferrari il Pescara proverà magari last minute, nelle ultime ore di mercato, un colpo importante ancora come attaccante centrale, oppure con De Marchi e eventualmente l'arrivo di Ferrari sia a posto il reparto per quanto riguarda i centravanti. Detto di Dursi, c'è da valutare anche la situazione a centrocampo, perché se dovessero arrivare delle richieste per Busellato potrebbe interessare il centrocampista ex Catania Dall'Oglio, mentre è praticamente fatta per l'altro centrocampista di Vasto, ex Bari, Derisio, che è uno dei pupilli del tecnico biancazzurro Auteri. Sono queste le ultimissime notizie, Anna. Vi ribadisco però la possibilità concreta, a stretto giro, entro una settimana, di riportare Filippo Dellicarli in biancazzurro. Ti restituisco la linea.